Io ho 5 minuti di violenza, sono qua per rompervi il culo. Facciamo uno scontro all'ultimo sangue. Esordiente, parola abusatissima ultimamente. Da dove cazzo salti fuori tu? Ma io veramente sto qua da un bel po' di tempo. Purtroppo la gente si è accorta, purtroppo per fortuna la gente si è accorta di me adesso con le dovute provocazioni. Però io rappo dal 2009, da quando ho 14 anni, ho un background comunque di 3-4 dischi. Quindi nel senso, sto qua da tanto tempo. Adesso finalmente sembra che le cose siano riesplose. E forse vediamo che cosa riusciremo a cacciare fuori, forse riusciamo a creare un po' il panico. Gli occhi della tigre è andato molto bene, ma allora è vero che il beef e il dissing ripagano più della musica in se stessa? Ma più che il beef, non è il beef, è come riesce ad attirare l'attenzione della gente. Cioè, il dissing è stato uno dei tanti modi che un artista può trovare, che un rapper in particolare può trovare. Io personalmente preferisco giocare su questo piuttosto che comunicare messaggi di odio, di invidia verso le persone e giocare su quello continuamente per aumentare la visibilità del mio personaggio. Poi era una cosa sentita, quindi io punto sempre sulla verità. Quindi è questa la mia arma ed è quello che uso, sia per fare musica sia per attirare l'attenzione. Ne hai dissati parecchi, e alcuni in modo molto chiaro e pesante. Che fai, mo? Ritratti? Zero, non ritratto assolutamente nulla. Anzi, ho spiegato, purtroppo sono stato un po' frainteso, perché ho spiegato un po' sul web il mio pensiero, no? Io ho detto che ritengo artisti validi quelli che ho dissato. Perché effettivamente è così, se avessi dissato un coglione qualsiasi, mi sarei messo a paragone con un coglione qualsiasi e quindi lo sarei stato anche io di conseguenza. E invece, ho dissato persone che hanno comunque una visibilità, che sono degli artisti affermati, più o meno. E l'ho fatto perché sinceramente lo pensavo, quindi vaffanculo. Cosa proporrai all'interno dei tuoi prossimi lavori? Riuscirai a tenere alto lo standard senza cadere nel ridicolo? Ma questa è una bella domanda, nel senso è una sfida. È ovvio che adesso tocca un attimo giocarsela bene, però cercherò io punterò sempre sulla verità, su quello che sento, su quello che voglio dire e ci metterò la qualità nel mio suono, nella mia musica. E secondo me questo è quello che deve arrivare alla gente, in primis, prima dei dissing, prima del gossip, eccetera. Quindi se alla gente arriverà un minimo questa cosa qui e useranno un minimo di testa, ecco, in teoria dovremmo farcela. Roma e Milano, due realtà completamente opposte. Differenze sostanziali tra le due attitudini. Roma è il cuore, la passione, senza proprio curarsi forse del mercato. Non lo so, sai, Milano secondo me è un po' tutto marketing, tutto lavoro, 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 che da una parte, cioè, ci sono i pro e i contro delle cose. A Roma, quando tocca cominciare a fare sul serio, si tentenna un po'. A Milano invece si è un po' più quadrati da questo punto di vista. Però secondo me un romano che riesce a lavorare come un milanese è l'equilibrio perfetto. Bella i miei fre, gli Arcade Boys, un abbraccio, brother. Al gatto, portalo di là, che se mi sposta la telecamera la devo uccidere, te è lui. In io cosa c'entro? In quest'ordine, esatto. Se adesso è bello prenderlo, però. Ehi. Vabbè, lascialo lì. Vabbè, a posto. A posto.